nasce come sociologa, nasce in quella che era la sociologia, la Zavaria, ha seguito diverse università di Trieste, dove attualmente vive e insieme all'Università di Trieste, ha seguito ovviamente molto da vicino tutte le vicende che hanno portato alla dissoluzione della Jugoslavia, e ha scritto anche un libro indimenticabile, Le guerre cominciano in primavera, insieme a Bacchi, esatto, insieme a Bacchi, e dopo questa esperienza relativa alla guerra, l'aiuta si è occupata di mediazioni culturali, di percorsi interculturali, e quello che continua a praticare anche adesso, collabora a numerosissime riviste, sia nazionali che internazionali, e oggi è qui, l'artista, per di medici che daranno una cura, ha voluto essere presente lo stesso, ha voluto essere presente lo stesso, nonostante l'affrontamento venuto a lavoro di Trieste, perché pare che ieri ci fosse lavoro a Trieste. Allora, ci do la parola a lei. Grazie, buonasera a tutti, saluto le donne di Nero che... Oh, scusa, non ho detto solo cosa. Volevo, scusate perché ho detto una giornata. Questo è l'ultimo incontro della serie di incontri che abbiamo organizzato con Donne Nero, Centro Padova, Verso Pace, Polimericano, insieme alle sue secole e insieme alle autorità che ci hanno sempre ospitato con tanta generosità. L'ultima cosa che vi dico per quanto riguarda la parola è domani mattina, presenterà alle 10.30 il suo libro, libro di Garanti, purtroppo questo porto non è disponibile, quindi sono dovuto andare per la sala pastoria in piazza del Signore alle ore 10.30, scusate. Là. Grazie, e per tornare anche a Maria Rita che è la connection per questo incontro padovano. Sì, mi piace di essere con voi. Con alcuni che ci vediamo ogni tanto, non molto spesso, però abbiamo anche un po' la storia insieme con il Movimento Donne in Nero. E l'ultima volta ci siamo viste a Sarajevo, no? Per il Tribunale delle Donne in maggio. Allora, che ne so, forse è tutto un po' così, non lo so. Dasha Bandich è una grande scrittrice, è importante, proprio lo spirito jugoslavo nasce in Zagabria e si sposta per gli studi a Belgrado, finisce l'università a Belgrado e poi lavora, vive praticamente a Belgrado fino alla sua portiera di Milosevic del nazionalismo e poi scappa da Jugoslavia, da via, si potrebbe dire che è esilio, anche se è solo una decisione, diciamo, collettiva di fuggire da queste situazioni che si aspettano, la guerra, il nazionalismo, la situazione dell'auto, in Canada, vive 2 anni o 3 in Canada, però dopo torna anche stare fuori, si sente abbastanza fuori del contesto, diciamo, anche creativo, della lingua, e quindi torna e vive attualmente a Fiume. Non è voluta tornare a Belgrado, a Zagabria, a centri di potere, quindi è una persona che si tiene ai margini, scrive molto, come avete forse anche letto nella sua piccola biografia scritta sul libro, ha una grande biografia letteraria, ha scritto molti pezzi per il teatro, pezzi radiofonici, studi, si è occupato di femminismo, della sinistra, della Jugoslavia, ha fatto questo romanzo, Trieste, il suo 8° romanzo, però questo era scritto per la donna, un altro grande potente, romanzo sicuramente sta lavorando avanti, perché come avete detto, non parte di voi hanno letto il libro, ma chi ha letto ha visto che è un libro di ricerca. Prego. Sì. È un libro
come si intitola, documentario, romanzo documentario, ma si vede che lei entra in tutte le sue opere letterarie con grande potenza di dover approfondire e di utilizzare il documento. Quindi non è fiction, non è solo finzione letteraria, e naturalmente elaborazione letteraria, poiché gioca lo stesso nella scrittura di Dasha, ma e soprattutto il documento sono delle prescrizioni delle udienze, dei tribunali, sono documenti degli archivi che studia, lei cerca di entrare in questa storia europea che poi in questo libro sta dedicando alla seconda guerra mondiale, quindi al nazismo praticamente, quindi tutte queste ricerche che magari lei può mettere in bocca a qualcun altro nel suo romanzo, sono le sue ricerche di vita, e più si approfondisce questa cosa, più si vede quanto questo ci sfugge ormai dalla nostra coscienza. E questo suo lavoro, la sua letteratura non è un passatempo, la sua letteratura, la sua lettera è come un pugno allo stomaco quando uno dice tutte queste cose, quindi è molto importante e anche particolare, perché quindi è un collage di molti elementi che entrano, e uno pensa anche che potrebbe cominciare da varie parti del libro, perché deve fare lo stesso, no, non è così, si vede chi legge il libro con attenzione che poi tutto rientra, c'è una circolarità, c'è un percorso che poi si conclude, e quindi in un modo particolare. A me sembrava anche che ci siano molte entrate di molti personaggi di diverse epoche, praticamente si dice un romanzo documentario, un romanzo, ma è un romanzo enciclopedico, ovviamente ci sono le presenze, presenze di tante voci e tante documentazioni, tante persone vive che entrano nella cultura, non solo italiana, ma europea, ci sono gli uomini di lettere, gli uomini della poesia, e forse quando manca quella capacità narrativa di dire le cose, subentra la poesia anche. Avete visto, no, quanta poesia c'è anche che completa il suo discorso. Dicevo che potrebbe sembrare anche un cielo stellato con tutte queste stelle che ci sono, queste voci, queste presenze, è proprio come se fossero le stelle cadenti, scendono e entrano dei personaggi, illuminano, si approfondisce una storia e poi si spegne, perché dopo lei non è che porta avanti quel personaggio, lei ha il collante di tutto il romanzo, di tutto il libro, porta una storia di una persona, quindi una storia di una, diciamo, persona comune, potrebbe essere di una donna che ormai è anche anziana, ma è una donna che ha 62 anni, aspetta la scoperta dove è finito suo figlio che è stato rapito, è stato preso in una golizia a quell'epoca dell'Adriatische Küstenland, quindi il Terzo Reich, e quindi poi entreremo anche nelle politiche folli del nazismo, come anche con rapimenti dei bambini e progetti specifici che vogliono raccolzare la razza e normalizzare le popolazioni europee. Quindi questa donna che è Haya Tedeschi vive a Gorizia, e quindi attraverso la sua vita e le sue memorie non è più la famiglia della
tedeschi, quindi una famiglia che avrebbe capito tanto, ma poi è passata al cristianesimo, è stata cristianizzata, e subisce tutti i cambiamenti che sono i cambiamenti del nostro territorio, delle presenze degli imperi, dell'impero austro-ungarico, della prima guerra mondiale, parte con appunto i nomi, i disegni, è molto bello. Agente logico della all'inizio del libro, lo puoi mostrare tu? All'inizio, penso, prima di eccolo, vedete, la famiglia Bar e la famiglia Tedeschi, perché sono quelle che poi sono le famiglie che danno la vita a Aya, che è figlia di questo Florian Tedeschi e Ada Bar, quindi lei parte con due attributi analogici e anche comincia la storia con un lontano territorio, ma sempre, ecco, perché c'è l'inizio dappertutto. Questa mattina mi diceva Marietta, ma non è giusto che il libro si crea anche a me, si svolge tutto a Gorizia, la storia principale a Gorizia, però qui c'è un racconto di come questo titolo, perché il libro è stato scritto in croato, io l'ho letto in croato prima ora, e si chiama Gorizia, e la nave è il titolo di Trieste. Quindi il editore inglese, che quando il primo è stato tradotto in inglese, poi in italiano, l'editore inglese ha messo il titolo Trieste, perché così questo è molto più attraente per gli inglesi, e quindi si vende, e già c'è anche un poco scontenta di questo, perché ha detto a volte c'è una ignoranza tra i libri di viaggio, ma si pensa a un book di viaggio, è tutta un'altra storia, e così poi è rimasta anche per le case editrici che influiscono, però poi dice sì, è vero, si svolge a Gorizia, il centro del mondo di questo libro, però c'è un mare, il mare italiano è Trieste, perché c'è la visione sensata che è l'unico forno crematorio in Italia, e la storia degli ebrei deportati, che vengono, cioè nato come un lager di transito, perché il transito praticamente era transito per i convogli di morte verso Auschwitz, Mauthausen e così via, e poi anche diventa un luogo di stimolo, per cui che sia Trieste in un altro contesto qui presente, non quello che potrebbe essere appunto così stereotipato di città politica, multiculturale, città della guerra, qui è tutto un altro territorio, quindi va bene anche Trieste, cerchiamo di scusarci con Gorizia. Ebbene, tutto un po' con la storia del libro, e come vedete anche il design è diverso. Chi ha letto il libro ha potuto vedere che ci sono nuovi nomi, nel libro croato, sono 100 pagine solo di nomi degli ebrei italiani, anche della popolazione che sono stati deportati e praticamente sterminati, pochi di loro sono tornati. Nel libro croato queste pagine sono anche perforate,
cioè dove sono le piogge nel mezzo, scusa. Sono pagine traferate affinché uno che trovasse, sì certo, uno che trovasse conosciuto o di una persona conosciuta la trova che può fare. E così lei vede che i lettori possono anche interagire con un libro. E quindi questo trattare, la possibilità di trattare dal libro degli elenchi, c'è anche una sua visione che il libro che produce il vuoto, che il libro come la società quando mancano le persone, quando si strappano le persone dal tessuto, diciamo, sociale di una convivenza, di una città, di una comunità, c'è un vuoto. E allora anche questa possibilità di togliere da un diretto di un vuoto è fatto al lettore. Quindi pensa anche un po' come dare un libro in mano ai lettori, però sia solo la lettura, ma che sia qualche interazione con la stessa autrice, anche con i temi che tratta. L'ultimo libro della donna, che è anche una ricerca che continua anche sui bambini portati via dal Haag. Nel senso che quando nel 42 li portano via, praticamente vengono sterminati e portati anche in queste comunità dove devono essere generalizzati. Lei sta sulla copertina come due tasche. In una tasca mette tutti i nomi di questo bambino, e c'è la 1700, dice questo in un'intervista, però dice quando hanno poi cercato i diritti di pubblicazione nel frattempo, cioè si sono trovati altri 500 nomi di questi bambini deportati durante il nazismo dalla Norvegia. In un'altra tasca messo il nome dei nazisti colpevoli queste presentazioni. Quindi, come affronta il tema della lettura, per non vale sicuramente un ebook, non ha voglia di carta, di libro, di un altro contatto, no? con la letteratura. Ecco, tornando poi al libro, abbiamo detto che è enciclopedico. È enciclopedico perché appunto entrano tutte queste voci, ma è tutto il nuovo secolo dentro, dall'inizio poi alla seconda guerra mondiale, e così anche dopo, anche all'arrivo del fascismo, anche il territorio che costruisce questo cambiamento, questa pacificizzazione del confine, arrivando qui questa area del Christenland, dove si vede una parte dell'intera Loisia interale, e poi fanno parte del Rai, quindi quello che lei indica come Venezia è sede della storia di Carlo Tedeschi, e per capire che si sia come dire, riprodotto in un'altra area del Rai. Poi la storia di una donna è simbolicamente presenta anche un'altra storia, è l'universale, questo danno che è stato fatto al simbolo, no? La storia con la S minuscola, a quello che sono i territori personali dell'epoca. E quindi in questo senso la sua testimonianza letteraria è sicuramente fondamentale. E poi anche questa fantastica
possibilità di dare le risposte, non alla Haia, chiede dopo la fine della guerra nel 1946, chiede a nuove istituzioni che nascono in Europa, che sono quelle che dovrebbero continuare la ricerca, dove sono finiti questi bambini, e quindi dare le risposte alle famiglie che cercano. Si vede che passano 62 anni, questa è una denuncia, ha un'efficacia di questa istituzione e anche di una burocratizzazione di tutti i percorsi, e quindi anche questo è un po' universale. E poi molte vite colpite, molte vite distrutte dalle improvvise, diciamo, da consapevolezze che non sono quello che pensavo di essere stato, che ha vissuto suo figlio praticamente da 62 anni, quando ha saputo che non è quello che mi potrebbe essere, perché è stato l'obiettivo. Alla fine, quando stavo morendo, dice Hans, una volta tu non andavo. E quindi comunque anche questo suo mondo che lui si è creato, tutto questo è una tavola che l'artista, che non era tra virgolette, ma anche forse non reale, molto più ha partito questo bambino con tanto amore, e quindi si può immaginare poi anche dove la comprensione, diciamo anche ideologica, era fortissima. E quindi queste persone, questi piccoli bambini che potevano essere molto evidenti, non sono generalizzati in tutto e per tutto, ma anche in ideologicamente, quindi c'è una shock a livello personale fortissimo. Però ha tornato praticamente da dove si origina questo male, e la storia della giovane ragazza Anna, della famiglia tedesca, la famiglia si sposta, fugge, vive a Napoli, il padre cerca il lavoro, fa tanti lavori, e quindi a volte sono quelli che ce l'hanno anche riconosciuti, a volte sono precari come produttore di ombrelli, poi c'è un periodo del fatiglio quando si vede che dice, in una volta avvenne anche l'epoca politica di cambiamento, quando durante il fascismo l'Italia colonizza praticamente l'Italia, manda le proprie forze burocratiche, quindi viene citato a Valona, la famiglia vive in Albania, e anche lì poi si vede invece il cambiamento, al primo momento italiani, tedeschi erano compagni dei giochi della guerra, ma dopo quando si arriva al punto del maldecadimento dell'Alto, allora anche gli italiani cominciano ad essere divisi, quindi questo cambiamento non lo sento per tutto il territorio e decisamente in cucina dell'Albania, quindi danno territorio che passano i Balcani, arrivano a Budapest, li portano anche i toni speciali, e quindi compriamo tutta una storia che è europea, non solo per un continuo, ma una storia europea. E noi una volta, in tutti questi contesti che vive la famiglia, una parte del nostro passato su quale non si è molto illuminato, non si è molto parlato, poi per poco che si porta nelle scuole, ogni tanto quando esce qualche buon film se ne parla, però una cosa che ancora abbastanza preoccupata più del nazismo, perché a me cerco di raccontare ai miei figli, ma tu non sento queste cose, prima ho parlato di più emozione, sì, io ho fatto una battaglia, perché questo, perché il giovane non ha la più voglia di sentire questo, le vittime violenza sono sporadiche, vengono fuori nell'occasione, diciamo, di qualche ricorrenza,
invece Dasha ce l'ha un po' in piede e ci vuole scuotere. Lei scuote un po' da tutti questi nomi, perché dice non si devono dimenticare, perché poi sono riporte molto spesso nel libro che ha chiesto, si ricorderà, ogni nome c'è una storia, ogni nome c'è una storia, e quindi i nomi sono importanti, e questo c'è un nome sulla comunità, e anche la forma di questo ragazzo, perché il cambio di nome, questo bambino che non era finito, ha iniziato, dopo gli viene cambiato il nome, è tutto un prodotto, quindi ci porta un po' questa la nostra identità, proprio quella che pensiamo noi che ci siamo, o ci sono altre possibilità, o tutta l'identità, insomma, vale ancora oggi morire, o nuove facevano, cioè ci pongono delle domande molto forti con questo romanzo. Allora, mentre la famiglia si tratta per il momento, e anche un po' interessante, ci sono molte osservazioni storiche importanti, quando loro tornano come Salone dalla Padova e tornano a Venezia, naturalmente c'è un trattamento di Venezia, quindi un momento molto tragico per la città, e loro si aspettano che alla stazione sarebbero accolti, che sono come i nostri connazionali valorosi, qualche accoglienza, qualche bandiera, qualche avvicinamento, come se non esistessero, cioè questo impegno dell'Italia altrove praticamente non si conosciuto nel paese. Poi ho detto un momento anche vengono portati la vita anche a Milano. Caio invece decide di venire a Perizia di tenere una terapia, se non sbaglio, Catalogna, e quindi ci rimango qui perché così tengo a, come si può dire, vabbè, mantengo un po' di lavoro e parlare con la poesia, però resta che per me la poesia della figlia quando non si è fatto nel primo periodo nel campo di concentramento in Polonia, specialmente in Treblinka, qui ci sono molti ricordi della Treblinka che sono stati trasportati poi dai feriti a Trieste, e quindi c'è il lavoro sporco a Trieste, e in quell'occasione lei non lo sa, questo è anche una cosa, cioè anche questi di Polizia vivono, ma non sanno, notano che passano per tutto il mondo di notte, spiegano verso il nord, lo sanno, ma non si chiudono, anche a me perché ho detto, quindi chiudono la testa. E quindi questa domanda è anche una visione che si potrebbe anche oggi invece a tutti noi quando ci vuole la testa che sta succedendo con le tragedie che vive l'Europa, perché finché non ci tocca da vicino ci giù la testa. E allora anche la famiglia di Maria, cioè Paolo Agario, il negozio, lo so, di abbigliamento, guarda le cose che vuole comprare, e sente le persone parlare di sbigliare, perché in quanto che succede è sbigliare, se vuoi divertire a sbigliare con la professoressa iniziata, non proprio insegnare nella scuola, come per e più così, non ritorno in famiglia, bene, perché non più anche frequentare la scuola dei ragazzi, mi piacciono insegnare gli insegnanti. E quindi lei sente, ma lo passa così, tutte le notizie passano poco accanto ai cittadini. E allora in quel momento anche lei conosce questo tedesco e se stesso trasferito a Trieste, che è agonista nella cartelleria e chiede la regina del film Coda, che praticamente comincia questo innamoramento da parte di Paola e un rapporto tra i due, anche se lei è cristianizzata, però ho visto che è per la propria prova.
che vogliamo molto conosciuto e ebreo, quindi risalgo a chi ha qualcosa da fare. Ma da questo rapporto nasce il bambino, lui naturalmente la abbandona, da dire che poi viene spostato da un'altra, e praticamente non sapevano che questo uomo sia proprio il carnatico che si è del più nazista che ha creduto ora operato non solo un operatore ma ora diventato il si può dire sorvegliante di tutto il lago, aveva un ruolo di comandante di tutto il lago e gli spostamenti che vengono fuori. E quindi nasce questo bambino che viene battezzato, e si dice anche il nome del prete, che è quello da presa, è importante anche questo, perché il padre si sa e Carlo Parabella è il prete, e quindi il padre è un tedesco e la madre è una donna che è rimasta con questo bambino, e la gente ci ha detto tutto che resti perché resti una cosa una cosa privata. Invece la Chiesa è una grande accusa alla Chiesa, la Chiesa collabora, la Chiesa sostiene il governo nazista, la Chiesa dà i documenti di tutti i figli che sono nati dai tedeschi, dai nazisti, sono dati a disposizione del governo del Reich, e questi bambini vengono tutti portati via perché hanno un sangue tedesco. Quindi un'altra famiglia, no? Dove la società, dove l'identità si basa sul sangue, questo modello della razza umana superiore dell'altro. E quindi questi bambini vengono rapiti per poter essere dati alle famiglie per essere spesso che magari ne hanno il figlio, come chiamano, quindi devono educare gli altri in un'educazione doc non esiste. Ecco, questo è anche molto interessante con te. Questa fotografia, quando c'è il progetto è nato praticamente da Kimmerer, no? Kimmerer è l'ideatore del progetto del miglioramento della razza, quindi un po' pensamento della razza in tedesca, e praticamente la germanizzazione di altri, ma altri che hanno il sangue vicino, perché sono valorosi come il nostro, quindi si misurano molti elementi come il colore dei capelli, il colore degli occhi, la sanguinità degli arti, la capacità motoria, il profilo delle teste, quindi l'occhio, quindi c'è tutto quello che entra nel mondo che potrebbe essere la vera futura razza umana. Di cui Hitler praticamente questo vuole occupare il territorio, ma vuole per dominare anche il punto di vista razziale. Allora si fanno anche molti concorsi fotografici, molti concorsi dove tutti proclamano il bambino, la bambina, il bebè più anziano, e questa bambina vince.
questo diventa la pagina più italiana sul doc, diventa una pagina europea. E quindi anche la famiglia, e quindi ecco, sono molto contenti quando prendono la loro bambina in un rapporto che loro vedono mai mandato, e quando sono fotografo, e loro chiedono perché non è come mai, e perché sono andati su un tavolo alla porta, molto perché lo portano per loro stessi, e lui diceva praticamente che quello non dice, sono mandato io, perché volevo proprio dimostrare la famiglia su cosa si basa talmente di scientifico che si basa, non c'è niente di questo dietro la storia per i bambini di una storia tedesca, siano diversi dagli altri, quindi aspetta anche questo un episodio per raccontare di quanto sia aberrante il progetto di scena. Questo progetto di scena si è arrivato a ricordare Lodenborn nascono le case dove le donne tedesche vivono e costruiscono, sono donne che nel matrimonio sono inseminate dai doc SS nazisti, e così possono nascere questi bambini che sono futuro della Germania. Siccome molti di loro sono sicuramente che cioè, si vedrà poi anche in un testo, c'è proprio anche una base che si vede, uno di loro, poi c'è anche il battesimo, no? Il battesimo è anche una fotografia tutta dominata dalla presenza degli ufficiali tedeschi, questo è anche felicissimo, no? Perché loro quindi sono qualcosa di tutto loro, sono famosi, sono valorosi, porteranno la casa, la famiglia, la patria, e quindi sono veramente un operante presente. Però questo progetto avete visto come calmo, ci sono anche cappelli, che diventano queste case dove vivono le donne, vincolate, e crescono questi bambini che dopo vengono dati alle famiglie per essere educati, per avere l'abito familiare. Si spargono in tutta la Germania, ma alla fine dice il testo, nascono solo 6-8 mila, mi pare, bambini, perché è una cosa troppo piccola per chi è, e allora risposta anche in Norvegia, e quindi con loro questa idea della razza bionda, alta, occhi azzurri, e molto tale. E quindi con questi Lodenborn, born, che sarebbe la stagione di vita, nascono in tutto il sistema del Reich. E allora visto che non bastano questi, e anche i bambini, prima lo dice, ragazzi meno, anche coloro che si arrivano e diventeranno ottimi tedeschi. E quindi ci sono infatti 250.000 di bambini che sono stati così presi dalle famiglie e portati via, e che molti di loro, il nostro protagonista, lo ha saputo perché la sua madre e sua madre gli ha detto al momento prima di morire che lui non è il loro figlio, ma che loro praticamente un piccolo detto che la famiglia aveva un figlio che è morto sul fronte in Russia, e voleva un altro, quindi sono stati tutti approvati, hanno portato il test della crisi, e quindi è stato fatto questo bambino. Comunque i documenti falsi nuovi, documenti nuovi, un nome nuovo, quindi lui diventa
Non potrebbe risalire alla sua storia. Mentre la madre ha dato nel 46 già documenti, ha fatto una piccola fotografia di lui quando aveva 5 mesi, quando è stato chiamato, è stato rapito a 6 mesi. Quindi una piccola fotografia di sé, di 5 mesi, che non ha dato nome, ha dato tutte quelle che aveva quando la data quando è nato, quando è stato segnato, tutto questo al centro di documentazione che porta avanti. Ecco questo, di stampati pieni di documenti su questi bambini, però fino al 2007 il portetto, cioè era assolutamente totale, non si poteva i familiari, non poteva andare, erano solo partiti al lavoro, e c'era praticamente che lavorava e quindi non si poteva andare a cercare solo dopo che si è liberalizzato. E per il momento che poi mi sono andato a cercare la propria identità, e però sono le persone che hanno già vissuto il trauma di essere stati di figli dei nazisti, quindi possiamo immaginare dopo la seconda guerra mondiale cosa voleva dire per essere i figli dei nazisti, perché un giovane era superato questo, però anche molto buono nel contesto che sono stati proprio rapiti e quindi cercano ancora di passare la loro identità. Quindi una grande un posto di altrimenti è aperto anche la tasca ha fatto tanto rispetto di però ricordo anche che attribuisce a Haya che diventa anche professoressa di matematica e si iscrive al dottorato all'università di Trieste, diventa matematica e va all'Unione anche europea, dove si trova l'Italia chiude, si trova sempre con una storia che si porta avanti, che racconta la sua storia, che si porta avanti tante testimonianze, una di queste per esempio nel 68 era una situazione che era una persona che si trovava verso il banco, verso la stazione e aveva visto le stazioni per inviare le donne sempre in cui tutti le donne piacciono e allora questa comincia a parlare la sua storia delle stazioni e viene fuori tutto il passaggio del treno attraverso tre treni pieni e piombati dei europei dall'Italia che passavano verso la Svizzera e che andavano in Germania, in Polonia, deportati nel lago. E qui è una testimonianza lunga perché questa donna le racconta come lei era giovane, questo lago, sono andati anche a lottare, a cercare di portare un consorto a questi treni che si fermavano, si portavano un brodo, un tè, un panchetto, un brodo che portavano. E allora c'è tutta una descrizione che dovevano fare sui treni che avevano fatto dovevano prendere la lampadina da forza. E dice che era anche difficile perché lei ha detto quello al bordo, che era caldo, doveva mettere la torcia a terra per pesare questo e mettere delle gambe. E il treno era fermo, la porta si apriva queste porte piombate. Loro non vedevano nessuno perché davanti stava un cista, e praticamente assoluto silenzio, non dovevano né parlare né rispettare niente, perché il parlare il segno forse che gli parlano, magari sono un altro mondo, non è che sapere dove sono,
scandalo si mettevano in cosa di passare questo brodo, questo tè, uno all'altro, e l'ultimo andava al nazista e l'ultimo andava dentro, e la cosa vedeva come stava questa cosa dentro. Non vedeva niente, dice il buio, noi non abbiamo visto le facce, le cose, solo posso immaginare. E poi allora dice, noi sapevamo, perché chi ha organizzato anche la parità ebraica di questo corto serato di Godo. Una testimonianza di una croce rossa che aiuta praticamente una cosa, però non si chiude, non prenda, cioè la non è una domanda, questa è una domanda che viene fuori dalla ragazza. Sono anche qualità della situazione, sul modo, la croce rossa, sul modo, la chiesa, sono grandi domande, grandi accuse che lancia ad Ascoltandice. E quindi c'è anche il significativo che questa donna mi dice, sì, in Germania anche tu in grado di pensare a loro, non è che il nostro, non è che l'aria del lago, che si perde niente, che perde solo che hanno vicino ai singoli, italiani ai singoli, quindi praticamente la struttura, la struttura della popolazione. E questo non è nascosto in Svizzera, e sono convogli continui. Quindi il nostro cliente anche su queste cose crede il buono scuotere. Praticamente ci sono molti episodi che lei riporta i documenti, i rapporti dei tribunali, dove le testimonianze di coloro che sono sopravvissuti ai lager, e anche dei rapporti di quelli dei canonici che naturalmente cercano di dire il loro ruolo, dicendo no, non è questo grado, era perché altra cosa. Quindi praticamente si vede, si compone un quadro terrificante di questo inganno, di questo cinismo, la via verso le case a gas che chiamavano chiude, qualcosa verso il cielo, la via del cielo, quando arrivavano alcuni andavano direttamente a mettere anche nelle baracche. Si faceva sia in transito che non in transito verso il campo di lavoro per proseguire con le altre donne, dovete lavarvi, fare una doccia, lasciate gli abiti qua, anche gli abiti che vengono a disoccupare perché c'è molta gente che per fare l'abito tutto e andare direttamente nel morto. Ci sono altre situazioni per le testimonianze, si vede come alcuni che lavoravano all'interno, persone che erano del lago, chiesti per esempio i barbieri. Quanti sono tra i barbieri? Allora, barbieri fuori, barbieri erano quelli che pagavano le capelli alle donne. Quindi c'è questa testimonianza dove uno di loro dice cosa faceva, la copertura, che non lo rendevano, no? Perché volevano farli capire che sono tutto per il cielo, mentre fanno la doccia, allora il cuore, i capelli, il cielo, e così invece andavano alla morte diretta. E quando ho visto nella figlia, chiamò la sua figlia, che vengono e lui taglia i capelli a sua moglie, la figlia che aveva già avuto non poteva fare niente perché aveva la tutta in spalle. E dice l'unica cosa che ha fatto
ricevuto un colpo alle spalle e l'unica cosa che non sono riuscito a tracciare. Ho avuto un altro che entrano i denti loro dagli uccisi del cadavere. E poi anche lui ha ricevuto una piccola sorella. Sinceramente ha chiesto che lui si può essere spostato, per non essere in questo gruppo che ha chiesto, identico a quello che poi lui ha detto, quindi non ho il dente da me, e così non vedeva che quello succedeva con sua sorella. Di riparare delle sono documenti, questo è il questi tutte tutti le mani documentate e lui sa poi non solo di cosa ha risposto in documenti ma anche le fotografie di questi nazisti, dove nascono, cosa fanno prima, cosa fanno più arrivano, quali funzionano, cosa facevano, cosa hanno fatto anche dopo la guerra. Molti di loro, questo è un altro punto, si sono portati la vita accedendo allo stato professionale di panna, cambiandole, essendo il dottore, faceva ordinanza pagliata, il dentista, il avvocato, altri che c'erano dottor Simon, che era un dottore proprio della fantasia, non c'è dei bambini o qualcosa del genere. Che finisce appunto va in finisce in Ghana, in Ghana si adopta la morte, lavora per la cultura di un ospedale con bellissimo e questo è bellissimo e tanto però forse meglio neanche raccontare quello che faceva per lui, ma anche c'è addirittura la biografia e la identità del suo cane, il suo cane è Barney, come si chiama, c'è la fotografia, un cane mito, ma molto grande come il Bernardino, che è stato ammaestrato ad attaccare le persone, ad eliminarle, e lui è la cinismo, è esattamente forte, che questo qui dice al cane, lo chiama uomo, dice mesh al cane, uccide quel cane, quell'animale, e quando lui alza la mano e dice mesh, attacca quel cane, cane parte e attacca la persona, perché per lui erano cani quelli che erano il mondo. Insomma, e lui è una storia perché anche sono tutto cane, perché anche lui ha avuto il tuo, ed è interessantissimo, perché dopo questo cane ha vissuto, dopo è stato adatto a una famiglia, e
di bambini o parlano di questo. E allora, non mi ricordo più chi ha la voce di che parla, chiedo a Lawrence Conrad, il noto biologista, questa sua procedura, no? E mi spiega che è possibile perché gli animali capano sono molto il carattere del padrone, come lo ammette il padrone, però si possono comportare così. Venivano sistemati anche i bambini, ricordo, degli attivisti di Himmler, nei gruppi distribuiti su tutto il territorio del Reich. Ecco, la protagonista, il bambino della protagonista, sarà uno di questi. Una tua testimonianza sulla sua vita. Allora, mia madre adottiva mi dice: sono rimasta sotto tutti i tuoi genitori, mi dice un giorno, e allora ti hanno dato a me. E non ha aggiunto altro. E perché abitassi a 500 metri dalla casa di Mortensberg, di Providence, io non avevo la più pallida idea di che tipo di casa fosse, di quanto fosse accaduto in quella casa. Non sapevo nemmeno che in quella casa io c'era stata. E come tutto c'è una fortissima di testimonianza nel libro, proprio per comunicare quello che diceva prima, cioè che tutto era accaduto, e anche le persone più vicine o non hanno voluto guardare, perché hanno girato dall'altra parte, o è stato impedito di guardare. Completo questa testimonianza con ancora lo sguardo sulla figura di un artista come scritto, che ho di cognome Franz, che naturalmente quando ho scoperto, ho profondamente il padre
femminismo, il tutto cerca di fare anche performance contro di lui, e viaggia lui con l'altro per fare tutta la Germania, anche la Germania, nel mondo, e molto antifascista. Però quando si siede con quel tempo, quando si siede in alto, lui dice che è figlio di questo nazista, e praticamente cosa ha fatto il suo padre? Il suo padre è ancora molto amato da molta gente in Germania, e dice che tutti gli artisti mostrano in Francia, questo è come un'altra volta, dice, è unico. Quando ha sentito il suono, ha fermato l'auto, ha aperto la porta e ha avuto fuori. È preoccupante questo. Allora, io vi ho dato un quadro molto, molto collage, ma il libro è così. Veramente sapete di cosa si tratta, se avete forza, certo, questo libro è molto, molto importante, e penso che anche in genere dovrete approfondire questi temi. Grazie, molto, Sole. Sì, volevo aggiungere che oltre al valore documentario che è stato molto bene in te, anche dal punto di vista letterario, il romanzo è molto intrigante perché è proprio una struttura centrale, comincia, lo conosce, poi è costruito in modo tale che uno va invogliato, andare avanti, cioè non è una pallosa, un pallone di stessi diversi fatti, terribili, è proprio attivante la struttura narrativa e anche naturalmente il modo in cui viene raccontato. Ecco, se ci sono delle domande, delle osservazioni, mi invito a rispondere. Questo è il vero titolo. Volevo sapere qual è il vero titolo, cosa significa. Grazie. No, io non le potrei dare la risposta a questo, perché sole e sole tale splendere, no? Però non veramente non si trova il colore legale. Questo, ci sono molte case, quelle che cominciano con sole all'interno, non sono shine. E l'unica frase dove compare sole shine è interessante quando lui parla di Trieste, quando arrivano dopo la prima guerra mondiale, una famiglia con cioè, arriva il padre, non mi ricordo, e poi parla di Riccardo, che è il caffè, Riccardo dice, e cosa è, quindi non è collegabile, che mi propongo a chiedere, a parte che abbiamo dato anche l'informazione che saremo qua oggi, così l'hanno data anche nella candela, così sarà del nostro incontro, ma questo è un po' poi il mistero, se può essere, non so, questi anche la copertina diversa, questi occhi così grandi, così, che sono potuto anche occhi delle persone salute, quindi poi sono queste frasi che anche ripeto alla Liz, it's time, no? E qui il Zocco in Chris Pricia, dietro ogni nome c'è il rapporto, c'è ogni nome contiene un conto. E allora si ripete Hala sempre, sai, fa questa ricerca, Hala cerca, però lei anche in qualche modo aspetta, è sicuro che lui tornerà, così che comincia il libro. E poi questo progetto circolare, con la sua presenza in questa condizione, una casa automatica, al terzo piano, vicino alla finestra, aveva una cesta rossa con tutti questi documenti, una parte, non è tutto, e allora è praticamente tutto,
e lei cerca questo effetto di storia e comincia e poi alla fine c'è un nuovo gesto, no? I documenti si completano in qualche modo, per cui è quello che c'è lo strategia, quindi tutte le cose che cosa che è, che mi hanno molto circolare completo. È difficile, ci sono certe cose che sono anche più grandi, per esempio il grande scrittore Rousseau, il fatto sotto fuori con tutto ciò che lui ha scritto, tutti i suoi libri, non so quanti, 14, 13, non faccio niente, però non passava perché la storia era quello, e quindi questo modo di preparazione, di considerare altro come qualcosa che non tua avventura era, questo esiste ancora altrimenti, quindi sono processi abbastanza nuovi. Dall'altro canto chi ha contribuito, chi ha scritto bene, non sottolineo in qualche modo riportare anche le notizie dal tesoro della guerra, che è Paolo Nois, che ha scritto molte cose andando lì, andando da tutte le parti, non prendendo una parte, ma lì ha preso solo la parte del debole, della vittima, e cercare di penetrare nel meccanismo, la pena di guerra, di questo danno economico, tutte queste cose, ovviamente diversi giornalisti totalmente da una parte o dall'altra. Però durante il processo di guerra portare una visione diciamo più dettagliata, più effettiva era molto difficile. Direi che non ha portato con la tendenza dopo lo sguardo anche un pochino, cioè piantare un po' chi poi ha scritto molto, però non arriva a fine le altre parti in Italia perché forse sento molti perché non sono diciamo così, non penso sì, ma non quello di Firenze, no, di Pugliese, Tomizia, no, proprio Tomizia anche industriato che ha battuto sul Ford per essere una vita del politico, ha scritto un libro sulla sua appartenenza
uno che ha scritto diversamente, ha tenuto una difficile emersione in quell'ambiente, però da quasi un anno ci sono ritornato esattamente ad educare proprio alla letteratura, alla ricerca, e fanno da una altra parte del continente, un po' in Istria, un po' a Trieste, un po' in Venezia, e questo abbraccio, questo incontro culturale comincia ad essere molto importante per tutte da tutte le parti. Questo secondo me è un grande cambiamento di Trieste, perché quando sono io arrivata Trieste era anche totalmente chiusa, ha un altro discorso, no? Perché c'era un pezzo più raccontato, perché se no non è una mistoza. Ma c'è un elemento proprio che è vero dalla vita di Basta, che quella volta la famiglia di Basta è stata finita, quando arriva la prima contessa in Italia, si sente la palla nella famiglia, e c'è uno che si alza e lo metta il caffè caldo, questo dicendo ciao, non si parla se non italiano, e lei lo racconta qua, fai dove è la parola, detto questo è la ricordo mio, del mio padre, questo bambino che portava, che parlava in slovenia, o croato, non so. E quindi loro passano il triste. Ora non può più essere così, perché ora sono tutti gli altri di andare in auto, perché senti se ne calore, ti senti questo, senti quell'altro, senti ma non può più essere attraverso questo qualcun altro, perché ci sono altri presenti, altre presenze aiutano, che ti accettano le tue presenze, questa è la differenza. E questo discorso del silenzio e di considerare che non si poteva parlare di anche dei profughi, perché c'è un altro grande silenzio, che è la storia dei profughi della Slovenia, che ce n'erano molti in Friuli, anche a Udine, ma che venivano guardati, diciamo, non dico con sospetto, però insomma con estraneità, no? Non certamente. E non si sa quasi nulla di questa grande prima migrazione di questi esuli istriani, che si guardavano con sospetto anche perché, ad avviso degli italiani, avevano avuto dei privilegi, e avevano rubato posti, erano saliti nelle graduatorie. Quindi c'era quasi un atteggiamento negativo, e poi dopo c'era questo discorso del muro, perché poi di là c'erano i comunisti. Cioè, veramente. Io ho presente una regione in cui sono nata, in cui io non ho saputo quasi la storia di quelle zone, quelle finché non me ne sono venuta via. Un libro molto importante proprio di esuli, e anche a quanti di loro sono finiti. Poi noi avevamo Basaglia, no? nel centro di mentale là. Sì. Quindi c'è molto, io capisco che prima non c'era, non mi ricordo, oltre Tomica, non mi ricordo. Va bene, c'era Scipio Slatter, c'erano altri che, però sono altri tempi in questi. Grazie. Grazie.